Buon dì, cari amici, che le vegoie conosce qualcosa della lingua piemontese, le piesi, le sento parlare, ed avrei qualche informazione qui, insieme a questa gente che parla in questa maniera, e ecco, insieme a questa lingua, che è una lingua molto ben antica, una lingua preziosa da guarnire per le generazioni che avverranno. Mi presento, sono Michele Bonavero, faccio chiamare normalmente Michele di Bonavè, perché Bonavè è il mio nome e famiglia, e mi parlo piemontese, lo conosco per dire abbastanza bene, perché sono cresciuto, sono nato e cresciuto in una famiglia in la quale si parlava anche il piemontese, e diciamo che l'italiano era una lingua giunta, ma la lingua vera famiglia era il piemontese. E mi, il piemontese, lei ci c'hanno poca lavira, come diceva il grande magister Camillo Brero, e lei ci c'hanno da mamma, e da dopo d'allora è entrata a far parte di me, lei pinendo smentialo, nel mac, ma col passare del tempo, quando che, insomma, i cavalli erano camminati ben e gris, le mnume ancora d'aute vie, d'aute occasioni anche, che la vita la smonume, e lei dedica e dedico ancora tanto del mio tempo a questa lingua, alla cultura che la accompagna e a tante altre belle cose che sono gruppate a questa nostra lingua, la nostra patria cita, la patria piccola, patria cita che è il nostro Piemonte. E lei nomina Camillo Brero, e per chi lo sa, ma è giusto che tutto il mondo lo sappia, Camillo Brero è stato un personaggio tra i più importanti della lingua e della cultura piemontese. È stato colui che l'ha imprenduto il piemontese, l'ha imprenduto nelle regole di scrittura, e poi, da già che lo mostrava alla gente, alle massime a scuola, e lo mostrava anche in trasmissione alla radio, in televisione, quando che noi è fuori a questa possibilità, a questi tempi tecnologici. E ben diceva Camillo Brero, le stai cool che ha la prontà con gli strumenti che sono essenziali, perché spesso apprende la lingua, perché spesso mostrasse da bene, e perché questa lingua diventa ancora più importante e lunga già da sparchila. E Camillo Brero, le stai cool che ha la prontà, la grammatica che ancora adesso dovrà da tanti, grammatica della lingua piemontese, poi alla sane la sintassi della lingua piemontese, la metrica, la prosodia per chi scrive poesie, e un altro elemento importante, fondamentale per la lingua, alle cui davvero un vocabolario. Vocabolari piemontese ne è tanti, come anche grammatiche ne è tante, ma quella di Camillo Brero è l'ultima che è stata pronta, e alle cui forse più adatta ai tempi nostri, ai tempi moderni che noi viviamo. La stessa cosa spendisse per il suo vocabolario, del quale sono state fatte diverse edizioni. L'ultima, che è forse quella più
completa, è un volo in sul, quindi è italiano-piemontese, piemontese-italiano, e questo vocabolario, pochi anni fa, mi avevo il piacere di lavorare per fare una versione un po' piccita, un po' più ridotta, che lui aveva così l'idea, la fantasia, c'è un'edizione sacucciabile, proprio perché la dimensione del libro è tale che sta tranquillamente a sacoccia, quindi sacucciabile per questo motivo sì. E dizia che il vocabolario e grammatiche piemontese a su sortine diverse. E proprio per armarché l'importanza della nostra lingua, vedive che la prima grammatica, il primo vocabolario, a su sortì, pensa un po', lontano 1783. E l'autore di quest'opera è stato il medico Maurizio Pipino, Maurizio Pipino, che era il medico di Corte Savoia, era il medico alla corte di Duca Savoia, e a quell'epoca lì era Vittorio Amedeo III, era il duca in quei anni lì. E il medico Pipino alla via Borsu pronte questo strumento per la comprensione della lingua piemontese in omaggio a una principessa della corte Savoia che era forestiera, era arrivata da un paese, dunque aveva difficoltà con l'italiano, figurarsi con il piemontese. E quindi il medico Pipino aveva forse pronte queste edizioni proprio per dare la possibilità di comprendere questa lingua nuova che si trovava sì, in Piemonte. E poi a presa sono state altre edizioni grammatiche, sono stati diversi vocabolari, sono state pronte più o meno grosse, più o meno importanti. E tutti questi insieme ha permesso di avere un insieme di informazioni linguistiche insieme al lessico piemontese che ha dimostrato come sia tutt'altro che povero. E diceva che mi è sempre parlato piemontese. Allora, sempre fai parte della mia abitudine a parlare e ancora adesso sono ben contento di avere questa conoscenza. E quando capita l'occasione, mi ingaggio, mi impegno per trasmetterlo ad altri, per trasmettere ad altri le conoscenze che le mie informazioni per fare in maniera che questa lingua sguerna in tal tempo. Bene, se vivuma il momento molto ben malfè, molto momento difficile, anche qua le lingue cite come il piemontese, lingue minoritarie, come vengono chiamate da cui sono importanti, pian pianino perdo un po' di territorio, un po' perché il monte è in cammino che si orienta, che arrobata verso quel fenomeno che non è proprio una bella cosa, che è la globalizzazione, andava a vorrei che si comportassero tutti alla stessa maniera, vivessero alla stessa maniera, parlassero tutti la stessa lingua e che fossero più differenze. Ma tutto è un abominio nei confronti delle identità culturali, tanti popoli
questa terra. E queste differenze culturali di popoli sono quelle che rendo più bella, che rendo più bella tutta l'insieme della gente che girula, che gibura, che traffica, che vive insieme a questo pianeta che le chiama Terra. E perché mi son appassionato a questa lingua? Prima di tutto, l'hai già detto, perché è la mia lingua, la mia madre lingua, o padre lingua, perché lei è un prendura da mio padre, mia madre, dai miei grandi, dai miei cieli. E dunque è qualcosa che mi sento andrinta, non manca andrinta alla testa, ma andrinta all'anima. È qualcosa che andà ed sensazione che per me sono molto ben importante e conservo a vivere, conservo anche a lei, insomma, di risultato, da lei but, di scopi, anche faccio. Perché questa lingua, come l'hai già detto poco annans, è una lingua non nuova, ma è una lingua molto ben vecchia. Senza vorrei stufirmi, ma tanto per dire qualche informazione, la lingua piemontese è una lingua che è nata, che è formata tanto tempo fa, tanti secoli fa, più o meno quando l'impero romano le slargasse, le spantiasse da Roma e poco per volta alla conquistata tutta l'Italia. E i romani, i latini, quando conquistavano terre nuove, submettevano il popolo nuovo, come non fai con tutti i popoli dell'Italia e buona parte qui dell'Europa e poi fino all'Asia, se ne anche dell'Africa. Loro portavo sue costume, portavo sue conoscenze e portavo anche la sua lingua. E sua lingua era la lingua latina, una lingua latina che a sua volta aveva d'influenza con il greco, aveva d'influenza con la lingua di Etrusco. Quindi a sua volta era non una lingua pura, una sua così da sperchila, ma era la risultà della mistura di altre lingue, ma è un po' lunga le capità a tutte le lingue del mondo. E dunque, quando che i romani hanno camminato a occupare i territori che in cui noi chiamiamo Piemonte, allora la chiamavo la Gallia, perché per loro era una zona quasi popolata dai barbari, no? Zone barbariche. E quindi quando che i romani l'hanno camminare beba, l'hanno camminare a parlare il latino, l'hanno portato il latino come la lingua di conquistatore, la lingua di padrone, questa lingua poco per volta le incontrasse con quelle che erano le lingue che parlava a quel posto, quelle che parlavano le popolazioni che vivevano in queste zone, in questi territori. E queste lingue erano lingue in parte delle popolazioni ligur, dei liguri, e in parte dei celt, dei celti. Infatti poi potremmo dire i galli, i gai, ma i gai aiero, i galli aiero, popolazione di celti, che popolazione di celt. E quindi poco per volta la presenza a due lingue parlare contemporaneamente insieme dalla gente hanno dato origine a una lingua nuova che con il passare dei secoli alla piana una sua struttura, una sua forma ben definita,
questa lenga che adesso diciamo al piemontese ha una classificazione per cui che sono gli studiosi le materie linguistiche alle una lenga gallo-romanza proprio perché diciamo che è la risultà dell'incontro due lenghe che una è la lenga romanza, la lenga latina e l'altra è la lenga di Galli, di Gai. Questa lenga, pian pianino, come diceva, è con la sparizione che le pestaie dell'impero romano e poi i periodi un po' più confusionari, diciamo, mi pare, dell'età mese, il medioevo, Moyen Age, no? Come dice anche in Francia, alla abbandonà sempre più il latino per diventare una cosa indipendente. E noi l'Uma, come cultura piemontese, potuma blaghe, potuma vantese del fatto che la nostra lenga ha avuto i primi test scritti dei quali alle rimane la testimonianza scritta carbunto tra il secolo dese, il secolo cafadese e il secolo cafaundes. E questi primi scritti che sono i più antichi che noi in Luma non possiamo dire anche avvengono i sermon subalpin perché sono stati scritti nella regione subalpina, cioè quella che è sotto gli Alpi e sermon proprio perché ero 22 prediche che erano scritte insieme a una pergamena, una pergamena, e che era la carta era ancora poco dovrà, quindi più che altro scrivevo insieme a questo materiale. E questi sermon su Valpina sono prediche, o meglio, desbose prediche. Che insomma non è preciso in quale zona del Piemonte attuale appello essi stata scritta, ci sono diverse teorie, chi ha la zona del Berslais, chi invece ha l'Alta Valle Susa, ma diciamo che gli studiosi sono ancora lì in cammin che cerco e capì cosa che le capita. Però la cosa importante dal punto di vista linguistico è che in queste prediche la lingua che le sta a dura è ancora non il piemontese che parlo mia adesso, è una lingua che dimostra come che si fosse stata una mistura di parlate diverse. Perché in questi sermoni noi troviamo parole che sono praticamente le stesse al latino e troviamo parole che sono estremamente simili al francese e poi ci sono altre parole che sono più in latino, sono ancora in italiano, ma a Sausino, a quel che sarà il volgare italiano, cioè con l'evoluzione anche lì del latino calestaie nella parte center meridionale del Piemonte, dell'Italia. E poi ecco, troviamo le prime parole, le prime parole che decisamente sono molto ben più usine al piemontese che non al latino oppure al volgare. E quindi Luma le prime testimonianze scritte, insomma,
deso un del secui, e quindi è una cosa molto ben importante dal punto di vista culturale letterario. E poi la lingua piemontese, appunto, a parte dai sermoni sui Valpin, ha una ricchezza di testimonianze scritte che con il passare dei secoli diventa sempre più bondusa, in maniera da avere la propria una bella consistenza e permette di mettere insieme una storia della letteratura piemontese. E chi capodia per prim cogli tutte queste informazioni insieme ai vari test piemontesi scritti in tanti secoli che sono passati, chi è capodia fa un travaglio pareil. E in più giunteie qui dell'epoca successiva, dei tempi d'usina alla scrittura al momento che compilava quest'œuvre. Niente altro che sempre il nostro Camillo Brero, il nostro magista. Difatti, chi è alla via prontana, storia della letteratura piemontese, dai origini fino ai suo tempo, e che andà proprio in una bella informazione e a permette da studiare quella che è stata un po' l'evoluzione linguistica del piemontese. E in questa storia della letteratura poi sono stati scritti altri volumi di storia della letteratura da Gian Renzo Clivio, da pare Giulian Gasca Queirazza, tanto per fare due nomi, ma anche Dario Pasero, ma aveva diversi personaggi che hanno Pilin Pacot, che hanno qui e ragionato anche dal punto di vista critico insieme alla letteratura piemontese. E tutto l'insieme di questa letteratura andava alla dimostrazione di come che il piemontese sia una lingua povera, ma al contrario è una lingua signora. E è una lingua signora che man manca passava il tempo ed è sempre arricchisce le fasce più signora di vocaboli e di particolarità espressive, perdeie tutte le caratteristiche che appellava una lingua, no? E tra l'altro al di d'ancoi in Piemonte il piemontese è la forma che le pi conosceva, che le pi dovrà, che le pi parlà praticamente in tutta la regione. Però ci sono d'altre lingue piccite che hanno la sua identità, hanno la sua struttura e che spero consideresse anche loro lingue. Non mac, ma insieme al piemontese sono quelle che sono state riconosciute dalla comunità europea, dall'Unione Europea, e poi anche dall'UNESCO come lingue minoritarie, ma lingue indipendenti. L'Stato italiano, come sempre, si comporta a sua maniera, per il motivo che all'enega il posto e il momento di cercare di capire, come sia l'Stato italiano quando è stato obbligato, perché la comunità europea l'ha comandato, a fare una legge, una lei, insieme al patrimonio linguistico nazionale, e ben nel
1999 il Parlamento italiano la fatta, una lei è scritta, andò a camminare a conoscere un certo numero di lingue minoritarie, di lingue cite. E per qualche motivo, come lei dice, che alle malfè capì, in questa lista il piemontese le stai lascia fuori. E fino agli dencoi, insomma, del 2022, all'incura non riuscisse a fare cambiare questa lista e a inserire il piemontese in questa lista. E dunque il piemontese, col che mi adesi parlo, all'enem arconosciuto dalla Stato italiano. Le lingue che invece sono riconosciute dalla Stato italiana sono il fran provençal, il provençal alpin, che poi le anche stai chiamato citan, perché insomma le stai cose anche politiche intermes, e poi c'è il valser, il valser deutsch, il tissue, che è forse la lingua piccita per il numero di parlanti, per i territori antiquai questa lingua è stata dura, che sono limitate a due o tre ballate, tante ballate del Sesia, della Sesia ai piedi del Montreusa, e sempre ai piedi del Montreusa dal versant Valdustan la ballata del Gressonei. E poi il patrimonio linguistico del Piemonte alle formata da un numero stragros e parlate piccite, cui che vengono chiamati dialetto, in montagna in certe zone diciamo i patois, cambia niente. Era interessante anche per avere un'idea, per capire un po' come sono le cose, quelle che sono le differenze. Fece un'idea di quella che è la differenza tra una lingua e un dialetto. Allora, prima di tutto, una lingua è parlata in numero non cit e persone. Poi una lingua alla la sua grammatica, poi la vei o non avei un vocabolario, però insomma la cosa importante è quella di avere una grammatica che codifica le regole e quella lingua, perché le mac con le regole che la lingua per parlare in maniera giusta e poi per scriversi, per buttare in forma scritta. E quindi queste sono le caratteristiche che ha una lingua. Anche il lessico di una lingua è notevolmente superiore a quello di un dialetto, perché il dialetto è normalmente la forma d'espressione che le dovrà da una popolazione limitata, a volte anche magari da un paese, un paese parla in una maniera, in cui d'Ausina parlo già in un'altra maniera, l'annau dialetto, però il vocabolario è piccit, è formato da un numero di parole piccit. No, normalmente, ma è anche sì d'eccezione, comunque la regola più o meno è che i dialetti hanno un lessico, hanno un insieme di parole che sono gruppate alla vita di tutti i giorni, sono quelle che servono per comunicare un con gli altri senza fare insomma, discorsi importanti, cioè fare discorsi su argomenti, tanto per fare un esempio, il discorso filosofico, fare discorsi scientifici, anche perché una città comunità come poteva essere un paese o una balada, era non questa
anche erano arrivati ad avere una cultura tale da dove andare così al fin, mentre invece l'onca riscontra in questo dialetto, in questi parlate picite, c'è una grandissima specializzazione, nel senso che proprio perché la lingua era gruppata in maniera stretta alla vita, tutti i giorni, alle esigenze pratiche della vita, c'è un barone di vocaboli e verbi che sono gruppati, per esempio, alla natura, o i travai collegati alla natura, la coltivazione della terra, la coltivazione delle piante, insomma, o i travai anche sempre gruppati, se ne è, all'allevamento delle bestie o qualcosa d'altro. Mentre invece le lingue più grandi, che quindi hanno avuto la possibilità di si parlare da un numero più grande di persone, anche di insomma di slarghe gli orizzonti, ecco, una lingua ha un vocabolario in due, che per parlare, conseguenza anche scrive, su argomenti più importanti come per essi filosofiche, scientifiche, esistenziali, no? Quindi sul concetto che hanno una difficoltà più grande nel trovare le parole giuste. E, ecco, queste insomma che sono più o meno, facendo una cosa impressa, le differenze che hai tra i dialetti e le lingue. Ma la cosa importante è che una regione come Calais, il Piemonte, mi parlo da mia regione, ma il discorso vale per tutti i posti del mondo, tutte le regioni del mondo, andua calabio ad lingue cite, andua calabio da dialetto, andua calabio patois, questa differenza delle de forme d'espressione, de comunicazione verbale, assume una ricchezza, assume un patrimonio culturale che ha un valore infinito. E tutto insieme, perché a Spennan fece una classifica in tal di una lingua grande, per fare un esempio, il piemontese è più importante, vale più che in dialetto parlare, ma da 4, 10 o 100 persone in un posto, in una valata. È assolutamente vero, hanno la stessa importanza da un punto di vista culturale. E dunque, aventa base per fare in maniera che abbiano tutte la stessa riconoscimento da parte di chi sta ai posti di comando, di cui che fanno le leggi dell'Stato. Perché tutte queste differenze culturali sono quelle che tutte insieme fanno il patrimonio di una regione, di un popolo. E un popolo è vivo, un popolo è importante se ha una sua cultura, se ha una sua identità culturale. Perché questa identità culturale alle cula che gli permette di confrontarsi con altre comunità, con altri popoli, con altre culture, ma un confronto pacifico, ben inteso, non fece la guerra perché un'altra parla in un'altra maniera, per carità. Mi parlo in una maniera, ti parlo in un'altra, cercuma di capire, perché i popoli una volta quando insomma, il piemontese esisteva ancora neanche, insomma, secoli e secoli andare. La gente capiva anche se arrivava da fuori, io trovavo la maniera di comunicarsi, si arrangiavo. Era bisogno del traduttore di Google insieme al computer, insieme all'ordinatore o al telefonino, no? Lo smartphone, che parole brutte. E dunque, patrimoni all'impatrimoni da difendere e da non lasciare scomparire, perché
perché ogni volta che a me una lenga e ogni dì su tutta la terra a sparis qualche lenga perché a me l'ultimo parlante quella lenga cita o quel dialetto e questa è una grossa perdita. È una perdita che per considerarsi equivalente a quella che a finis a vive una razza di bestie, no? Tante bestie che vanno verso l'estinzione, che poi per volta ne ha più 10, ne ha più 100, ne ha più 2, ne ha più una cubia e poi a finis. Ecco, quella lì è un patrimonio che l'è perduto per sempre, che l'è perduto per sempre. Però il vantaggio che l'UMA ancora adesso, insomma, con tutti gli strumenti tecnologici che l'UMA ha a disposizione e questa registrazione che voi avete, questa immagine, questa mia voce che voi avete senti è una dimostrazione della potenzialità di questi strumenti, alle quali potete trasmettere, registrare anche qualcosa che resta e che può essere vista, ascoltata dalle generazioni che verranno. E dunque anche una lenga, come una bestia, potremmo conservare un film, o potremmo conservare la registrazione, il disegno, le fotografie, per una lenga noi potremmo guarnire la voce degli ultimi che la parlavo, potremmo guarnire una memoria a queste lenghe e quindi fino a quando che sarà la possibilità per quei due da usinese a queste memorie, quella lenga, quei dialetti saranno mai completamente morti. Mi sarei pinenda, sì, sei in quanti anni, però la mia voce, mi la registro, la mia faccia, la mia bifa, la registro in video e poi ancora con la possibilità della ragnà di internet e la metto in questa ragnà che è a disposizione di tutto il mondo, quindi è un grosso patrimonio che mi vado a portare a disposizione di altri, poi non ho idea di quel che sarà il seguito. E le proprie in questa direzione che il mio intendimento va quando mi faccio qualcosa per la mia lingua, per neanche tanto per la mia lingua, ma per le lingue, tutte le lingue, perché mi piace parlare di lingue del Piemonte, cioè buttare tutte insieme. A me sono buono a parlare tutte, i capisco non tutte in piastria, ma mi sforzo quando che trovo quei due che parla in una maniera simile, comprendo, capirlo e di entrare in questa nuova forma d'espressione. Però sono tante. E dunque tutte queste lingue del Piemonte avventa che cerca di sé più memorie che sia possibile, più documentazione che sia possibile, documentazione scritta, documentazione registrata come son, come voce, come canzone, come musica, oppure anche come custe con registrazione, quei due che parla, quei due che conta, che spiega qualcosa, che per essi importante che sia guarnà e accessibile ad altri. E ecco, tra le mie attività, una le più importanti perché porta via tanto tempo, perché è una cosa impegnativa, assungo mai picche desani che mi interesso, insomma che è una cosa che mi lei ardita dai miei magister, da Camillo Brero, Remo Bertodatti, che insomma a ieri qui che l'avevo fondata la cosa, che l'avevo anandia questa iniziativa,
e dunque dicia che mi porto a la redazione e questo giornale che adesso mi faccio vedere il numero, basta che sia, così diversi anni fa, un giornale che, come Asles, si intitola Piemontese in cui. Ecco, questo libro, cioè questo giornale che per lei diventa un po' un po' più signore, un po' più sognà, perché ha anche foto a color, descritte a color, dunque è un po' più bello, fa un po' più piacere a lui, alle resta bella avanza, adesso l'unica e l'ultima pubblicazione tutta scritta in le lingue del Piemonte, preciso tutte le lingue del Piemonte, niente esclusa, e le funzioni del materiale che uno riesce a trovare e colui, porte pazienza, ma sono me perché sono restato da solo, a portare la redazione e questo giornale. Quel giornale che sta nel 2022 a intra in plan che fa 40, quindi sono 40 anni che questo giornale ha sorto. E credimi pure che un giornale, una lingua cita, che abbia 40 anni di vita, non è una cosa da poco, non è per blaghemi, perché mi interessa niente, mi lo faccio perché voglio essere al servizio della cultura piemontese, ma è una cosa importante che sia 40 anni che va avanti questo giornale. E che alle 40 anni che c'è gente che rulesca, c'è gente che collabora, gente che manda i suoi scritti, poesie, prose, giochi enigmistici, arsette di cucina, articoli di storia, di cultura, ecco, insomma, è una cosa culturale. Andua che entra nella politica, entra nella religione, va bene per tutti, sono tutti gli stessi. L'importante è che accetto questi principi della cultura come maniera universale di confrontarsi e di rapportarsi tra uomini e anche le femmine, a capire, uomini in un senso generale come umanità. E quindi il fatto di avere la possibilità di pubblicare qualcosa è una cosa molto ben importante, come che è importante che al di d'ancoi, anche se insomma pinen con la bondosità del tempo, hai sia la possibilità di pubblicare libri scritti in piemontese, magari con da fianco la traduzione in italiano, ma non è neanche un problema, no? Anzi, serve a fare maniera da rendere più accessibili questi libri a un numero più grande di persone. E quindi, come l'hai detto prima, parlando di Camillo Brero, la grammatica e vocabolario e compagnia bella, e lei parlava che esiste una storia della letteratura, ma questa letteratura, insomma, quasi la sua totalità, è stata stampata, è documenti, è libera, è test, d'antologie, andua che a spero trovesse queste documentazioni. E nelle biblioteche esistono questi volumi, quei due un po' più rari, quei due meno rari, capisci? Quei più antichi sono più rari da trovare. E in questa grande scatola, chiamiamola parei, che ha l'etichetta da fuori, cultura, andrinta i truma, non mac le poesie, non mac la prosa, non mac le conte, non mac le faule, non mac le filastrocule per le masnà, ma i truma anche da altre cose che sono estremamente importanti e preziose. Per esempio la lingua piemontese, le lingue del Piemonte, ha una grossa tradizione teatrale,
esiste una storia del teatro piemontese che è incaminato, che il primo testo teatrale è stato scritto nel 1700, che è il cun più letto, ma diciamo che la più grande produzione e test teatrale in piemontese, quella che è stata chiamata giustamente l'età d'oro del teatro piemontese, è in cammino dalla seconda metà del secolo XX, del secolo che fa di snow, e arriva fino ai nostri dì, anche se ai nostri dì diciamo che la produzione teatrale alle molto ben limitata, perché è meno gente che è lesa, è meno compagnie che rappresentano il teatro piemontese, ma con tutto ciò alle un settore di questa cultura piemontese che ha una grossa importanza. E insieme a teatro, anche perché poi in certi casi gli esausino, smascio, eccetera, i Roman ha un capitolo che è quello della canzone, le canzoni popolari, quelle canzoni che sono nascute dal popolo, che insomma cantava gli episodi della sua vita, cantava mentre che lavorava, cantava quando che faceva festa, quindi il canto era non mac musica, perché non sempre con il canto era la musica insieme, ma era un'altra maniera di esprimersi, un'altra maniera di rendere viva e consapevole l'esistenza di un patrimonio culturale. Ecco, anche cool che poi anche su questo argomento le stai personaggi che sono ingaggiati per cui le vecchie canzoni, quelle che gli ero tramandate a memoria da padre in figlio, da madre in figlia, Costantino Nigra, che oltre che essere un importante politico della storia del Piemonte e dell'Italia, è stato il primo che ha incaminato a cogliere le canzoni popolari piemontesi. Poi, dopo la presa a Chiela, è stato Leone Sinigaglia, che già guardava più l'aspetto musicale. Quindi, illuma tutta una serie di personaggi che nel tempo sono giuntasse e l'hanno fatto in maniera che questo patrimonio culturale fatto diverse cose sia stato ambarunato un po' da sì, un po' da là, ma come sia possibile identificarlo, sia possibile rintracciarlo ancora al di là. Io voglio ancora dire una cosa, voglio ancora parlare di un'associazione che è stata fondamentale per far maniera che con l'arsinese di tempi moderni, con la modernità che dal Novecento pian pianino è sempre più impressa alle avanzare la maniera di vive la gente e dunque anche noi sì in Piemonte, dicia che è molto ben importante ricordare che nel 1927, dopo si trovasse picche navira e si confrontasse sui vari argomenti della lingua, della scrittura, della grammatica, un gruppo di personaggi che alla Viu particolarmente a cuore la sua cultura, la sua lingua, ha fondato un'associazione propria con la finalità, con il but di salvaguardare questo patrimonio e portarlo avanti nel tempo.
questo gruppo di persone in testa al quadro, insomma, che era un po' il capfila, era Pinin Pacot, Giuseppe Pacotto, insieme a Andrea Viglongo, Reste Gallina, Remo Formica, sono insomma stati un po' i fondatori, ma insieme a loro l'avevo anche collaborato a diversi livelli, poeta come Nino Costa o altri dell'epoca. E quindi all'avvio fondata questa associazione la chiamava I Brandè. I Brandè cosa che sono? I Brandè sono cui il nome I Brandè riferisce a cui due tocche fers o ghisa sagumà che normalmente amnesio abita andrenta al fornel del camin e la funzione questi tocchi metallici all'era cula tenni sulleva il tocco di bosca brusava dentro al camin per fare maniera che abbrusai su me, perché il bosco per brusè, per la combustione, gli ha bisogno dell'aria, dell'ossigeno e quindi perché la combustione l'abbia un effetto più fusionante, quindi il fuoco scauda più, abbrusa meglio il bosco. E ha bisogno che l'aria circola intorno al bosco. Dunque, abitanti, sti tocchi al bosco puntai da banda del fuolè, del fornel, a sostenere, a tenere su i tocchi al bosco e a favorire la combustione e in conseguenza l'offerta del calore che la fiamma ha dato. E perché lanciano questo nome di Brandè? Proprio per come scomporto questi due tocchi fer che a servo a tenere viva la fiamma. E difatti di motto della compagnia di Brandè era quella tenere viva la fiamma. Tenere viva la fiamma della lingua e della cultura piemontese. La compagnia di Brandè è passata attraverso gli anni, è passata in tanti, insomma, più che 90, sono in una i 100 anni, e questa compagnia di Brandè praticamente esiste ancora adesso, perché era un'associazione particolare, un'associazione nella quale era la tessera, era la fotografia, spagava un cutis per far parte di loro. L'unica condizione per entrare la compagnia di Brandè era quella di gruppare a questi principi di salvaguardia, di tua, di sostegno alla lingua e alla cultura e dunque ingaggiasse, impegnasse, lavorasse, fare qualcosa per fare in maniera che la fiamma della cultura piemontese fosse sempre viva, a sdestisse i sanè. E un po' questo è il principio al quale un gruppo mio, al quale un gruppo tanti altri amici, non tanti perché al di da noi insomma Pinè restano tanti, giù Bellavance ne è molto ben pochi e il grosso problema è proprio quello di trovare una continuazione, di avere la possibilità di avere giù che anche loro a entro in questo ordine di idee e a capire l'importanza dell'identità culturale, l'importanza del patrimonio, sua cultura, quel patrimonio che è stato ambaronato i secoli, da cui che sono noi prima, noi altri, cui che hanno fatto il Piemonte, hanno fatto l'Italia, insomma hanno fatto tante cose, anche nel mondo dal punto di vista amministrativo o politico, e a su cui che fin adesso l'hanno guardato questi patrimoni e che adesso vorrei io consegnare e trasmettere alle nuove generazioni, dar magia che queste generazioni trova pochi volontari, pochi che sono disponibili a scutè, anche Mac a scutè. Per carità, potremmo trovare 50.000 spiegazioni, 50.000 motivazioni, e sono tutte valide, ma sono anche tutte sbagliate.
quel che è il concetto fondamentale, è quel che l'umanità, la civiltà, alle nemma fatta macchine e vetture, da aeroplan, cose tecnologiche, ma alle fatta anche quelle cose che danno da mangiare all'anima delle persone. E queste persone, e queste sostanze, questo mangiare alle quel che andà la cultura, una forma piuttosto che un'altra, che poi in tal tempo alle normale, alle accettabile, condivisibile, che sia il cambiamento, che sia la variazione, che vengono fuori anche cose nuove, ma alla fine deve essere un cordin che aggruppa tutto insieme, ma deve essere una cadena con gli anelli che si agganciano un all'altro, e questa cadena continua a slunghese nel tempo e asporta da presso questo patrimoni che è la nostra cultura. Adesso lei contavla abbastanza, cari amici, amise, mi se neanche a lei che mi scuterà, ma la cosa che poi fa, con la massima sincerità, le mandava un saluto grosso, slarghi i bras per abbracciare tutti. E mi sono già contento se sarà anche un sul che ascolterà le parole che mi le dice, e da queste parole riuscirà a tirare fuori il giusto, l'essenza, butterà da parte la mia faccia, se sono bene, se sono brutto, se sono simpatico o antipatico, se parlo bene o se parlo male, ma riuscirà a tirare fuori quelli che sono i valori, i principi, quelle che sono le cose importanti. Tutto il resto è qualcosa che passa. E poi la seve con le parole di un dei più grandi poeti piemontesi, Nino Costa. E questa poesia che si intitola La Cupà. La Cupà sarebbe il bicer, la cupa piena di vino, quindi il simbolo dell'amicizia, simbolo del true sense, ma simbolo trasmette qualcosa, e anche se voluma dell'allegria, del vorrei se bin, e quindi in questa poesia Nino Costa finisce con queste parole: quanche il pare sta gucito a San Camino i nostri fiei. E noi voluma mi avevi fiusa che capita qualcosa, e che per da buon ai sia e fiei che vanganza la carza che pare all'anduertaie, che l'anmustraie, che l'anprontaie. Ciao a tutti e viva il Piemonte!